Benvenuti al TG7. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. Apriremo con i controlli su strada da parte dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di un minorenne di origine rumena di Fondi. Proseguiremo con l'attività di vigilanza da parte della Guardia Costiera di Gaeta lungo tutto il litorale pontino. Ci sposteremo a Monte San Biagio, dove gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno rinvenuto nei boschi una mina anticarro. Vedremo quelle che sono state le prime parole di Monsignor Luigi Bari a Gaeta. Ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie di oggi dalla provincia. In chiusura la pagina sportiva con l'HC Banca Popolare di Fondi che attende la composizione del girone di pallamano e si prepara per affrontare una nuova stagione in Serie A. Mentre la polisportiva Gaeta Calcio ha annunciato tramite comunicato che sarà Francesco Mitrano il nuovo coordinatore del settore giovanile. A tra poco. Bentornati al TG7. Continuano i controlli su strada da parte dei carabinieri per la sicurezza stradale. Domenica, durante l'arco notturno, i militari della Compagnia di Terracina, coadiuvati da quelli del 1° Reggimento Lazio e dall'unità cinofila antidroga del Comando Stazione di Borgo Piave, hanno denunciato un minorenne di nazionalità rumena, domiciliato presso una comunità sita nel comune di Fondi e sottoposto alla misura di custodia cautelare, poiché si stava allontanando dalla struttura prescelta per la sua detenzione. La stessa notte sono state anche controllate 153 persone e 96 automezzi, effettuati 10 controlli chilometrici, elevate 16 contravvenzioni per un totale di 1.633 euro, ritirate 2 carte di circolazione, effettuata una perquisizione con esito negativo e controllati 12 esercizi pubblici. Prosegue senza sosta l'attività della Guardia Costiera di Gaeta, finalizzata a vigilare sulla sicurezza in mare e sulle spiagge in favore di quei diportisti e bagnanti che ormai numerosi affollano il litorale del Sud Pontino. Anche la costa di Fondi ha visto la presenza dei militari e proprio lungo il litorale fondano, meta preferita di tanti praticanti di kitesurf, la motovedetta e il personale di terra della Guardia Costiera sono intervenuti per bloccare e sanzionare due kitesurf intervenuti nelle loro evoluzioni all'interno della fascia riservata alla balneazione incurante dei pericoli per i numerosi bagnanti presenti. Oltre 2.000 euro le sanzioni per i due sportivi trasgressori. Ed ora spostiamoci a Monte San Biagio, come riporta il quotidiano Latina Oggi, una mina anticarro è stata rinvenuta nei boschi di Monte San Biagio, in località Valle Marina, dal Corpo Forestale dello Stato. L'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto dal personale della stazione di Fondi durante una specifica attività di controllo delle aree boschive disposta dal comandante Roberto Mattei, da inserire nel quadro della prevenzione su incendi e furti di legname. La zona dove è avvenuto il ritrovamento è stata delimitata con nastro segnaletico, in quanto la mina potrebbe essere potenzialmente pericolosa. Si attende ora l'arrivo degli artificieri che faranno brillare l'ordigno. Voltiamo ora a pagina, vorrei che anche noi collaborassimo a scrivere qualcosa di buono. Vi chiedo di aprirmi e di accogliermi come uno di casa, come uno che vi dà una mano. Con queste parole sabato Monsignor Luigi Bari ha iniziato il ministero pastorale dell'Arcidiocesi di Gaeta. Monsignor Bari è arrivato alle ore 17:30 al Santuario della Madonna del Piano in Ausonia. Dopo la calorosa accoglienza e un breve momento di preghiera, l'arcivescovo Bari ha raggiunto l'Istituto Medico Psicopedagogico Sacro Cuore di Formia, gestito dalla Congregazione Religiosa delle Suore degli Angeli Adoratrici e della Santissima Trinità, per far visita e salutare gli ospiti degenti. Arrivato in Piazzale Caboto a Gaeta, l'arcivescovo è stato accolto e salutato dalle autorità pubbliche, civili e militari. Terminata la cerimonia di accoglienza, l'arcivescovo si è recato nella Basilica Cattedrale per la presa di possesso canonico della cattedra. Nella sua prima omelia, imperniata sulla parabola del buon samaritano, Monsignor Bari ha delineato la sua idea di chiesa.
È una chiesa che deve guardare il sentiero per non inciampare. Ci serve una chiesa con idee chiare, che sappia indicare la strada. Chiediamo a Maria e Santi Patrono, Erasmo e Marciano di camminare non avendo paura di andare avanti, di cambiare strada, proprio come fanno quelli che vogliono essere liberi e veri. Si è svolto venerdì 8 luglio presso la Biblioteca Comunale di Monte San Biagio l'incontro Banco Microcredito, opportunità per i giovani e piccoli imprenditori. Presieduto da Arcangelo Dicola, assessore alle attività produttive, all'appuntamento sono intervenuti Marigo Rosato, responsabile di imprese Oggi, Danilo Bracaglia di Finimpresa Lazio, Enzo Zottola, presidente della Camera di Commercio di Latina e il consigliere regionale Mario Abruzzese. Abbiamo parlato di opportunità concrete, dichiara Arcangelo Dicola, per coloro che non sono bancabili e che possono però avere un sostegno finanziario attraverso Fidimpresa Italia con importi da 5.000 a 25.000 euro, rimborsabili con un tasso dell'1% fino ad 84 rate. Siamo stati il primo comune della regione Lazio ad attivarsi in questa direzione per sostenere le piccole imprese e continueremo su questa strada perché siamo convinti che l'unico modo per favorire la crescita del territorio è mettersi a disposizione attraverso l'informazione. Attiveremo, se sarà necessario, conclude l'assessore, uno sportello comunale di incontro tra gli imprenditori e Fidimpresa per agevolare le domande di finanziamento. Ed ora colleghiamoci con la nostra redazione per le principali notizie di oggi dalla provincia, dove per noi c'è Valentina Teseo. Ascoltiamo. Grazie Alessia per la linea e partiamo subito dalla cronaca. Si attendono i risultati dell'autopsia e le perizie tecniche per chiarire la morte di Francesco Annechiarico. Il 43enne era uscito in mare a bordo di un gommone con altri due sub per un'immersione nei pressi di Fosso Mascarello, in località Foce Verdi a Latina, intorno alle 9 di sabato. I suoi compagni, tra cui uno zio, si sono tuffati per primi in acqua, mentre lui è rimasto sul gommone con l'intenzione di raggiungerli poco dopo tempo. Appena iniziata la perlustrazione del fondale, la coppia di sub ha notato la presenza della maschera di Francesco. Di lui nessuna traccia. Vedranno il suo corpo soltanto dopo essere risaliti in superficie dopo una seconda immersione per cercarlo, non avendolo trovato sul gommone. Il 43enne, ormai privo di sensi, è stato così recuperato e portato a Riva, dove per oltre un'ora hanno tentato di rianimarlo. Tutto inutile, il suo cuore ha cessato di battere in mare. Cambiamo ora decisamente argomento. Gli ingredienti ci sono: l'industria farmaceutica, le realizzande Autostrada Roma-Latina e Bretella Cisterna Valmontone. Basta un buon impasto per la riuscita della ricetta di Claudio Moscardelli, accogliere nel territorio pontino l'Agenzia Europea del Farmaco EMA con i suoi 700 dipendenti e soprattutto con la titolarità dei contatti con tutte le case farmaceutiche del mondo. La proposta del senatore pontino del PD è praticamente già sul tavolo del presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, perché bisogna fare presto. Milano scalpita e Latina non può restare a guardare. Concludiamo. Si è spento ieri nella sua abitazione dopo una brevissima malattia Edoardo Castagna, storico titolare della libreria La Bancarella di Via Diaz, ideatore del Tascabile, poi diventato premio Latina per la saggistica. È stato uno dei protagonisti della vita culturale di Latina, organizzando una serie infinita di eventi con grandissimi autori. Queste le principali notizie di oggi dalla provincia. La linea può tornare allo studio. Grazie Valentina. Il Centro Artistico Giuseppe Verdi e Formazione Musica di Lenola presentano la quinta edizione dell'Open Music Day, Musica all'Aperto in Pineta. L'evento, che prenderà il via il 12 luglio, si terrà ogni martedì dalle ore 9:30 alle ore 17:30 fino al 26 luglio. Il fascicolo numero 9 della rivista Lazio Sud, diretta da Lido Chiusano, è in edicola al costo di 70 centesimi. Tra gli articoli di cui si compone questo numero citiamo l'Ecologia integrale di Papa Francesco, l'enciclica Verde un anno dopo di Luisella Battaglia, dopo 30 anni una legge storica per il percorso dei diritti in Italia di Monica Cirinnà,
come amministrerò Itri di Antonio Far Giorgio, Ermete Sotis una toga indossata con onore di Virginio Palazzo, Zoomusicologia il convegno di Eopolis a Formia e a Fondi di Fiorella Ialongo. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Per quanto riguarda la pallamano, anche nella stagione 2016-2017, che si concluderà con il 50° compleanno del sodalizio rossoblù, la prima squadra dell'HC Banca Popolare di Fondi prenderà parte al massimo campionato di pallamano maschile. Infatti, nella giornata di lunedì 1 luglio sono stati resi noti dalla federazione i 28 team che prenderanno parte alla prossima stagione della Serie A Prima Divisione Nazionale. Con molta probabilità anche nel prossimo campionato la formazione fondana del presidente Vincenzo De Santis sarà inserita nel girone C, composto dalle squadre dell'Italia meridionale. Nell'attesa dell'ufficializzazione della composizione del gruppo C, lo stesso presidente si è detto fiducioso e crede nell'equilibrio del campionato che andranno a disputare. Spostiamoci ora a Gaeta, dove la polisportiva del Gaeta Calcio, tramite comunicato, ha ufficializzato di aver raggiunto l'accordo con il professor Francesco Mitrano, che a partire dalla stagione 2016-2017 sarà il coordinatore del settore giovanile. Ex calciatore e allenatore biancorosso, la scorsa stagione è stato responsabile della scuola calcio Spes Caieta. Il direttore generale Armando Cicalese si è detto soddisfatto dell'arrivo di Mitrano ed ha sottolineato quanto sia importante per la città e la società avere un settore giovanile professionale. Anche il presidente Belalba ha espresso il massimo impegno per portare avanti questo progetto, importante per la società gaetana. Il professor Mitrano sarà affiancato da uno staff di tecnici preparati che lavoreranno con lui da settembre. Lo stesso tecnico ha ringraziato il Gaeta per la fiducia e per il ruolo delicato che gli è stato affidato. È tutto per oggi, il TG termina qui, grazie per averci seguito. Se volete inviarci segnalazioni, commenti o suggerimenti potete farlo, basta inviarci una mail a redazione@tvcanale7.it oppure sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Vi ricordo gli appuntamenti con il notiziario alle ore 7.50, 13.50, 18.50, 20.50, 23.50. Grazie e buon proseguimento sul nostro canale.